fabbriche che se ne vanno e di posti di lavoro persi. Allora, in questo momento lo stiamo vivendo con una grande tensione, perché comunque sono 62 famiglie che andranno a casa e che perderanno il lavoro. Lo stiamo vivendo come un grande temporale, oppure come quando qualcosa di un terremoto che si è abbattuto su tutti noi e sulle nostre 62 famiglie. Io un monito vorrei dare a queste multinazionali che vengono qui, sfruttano, depauperano il territorio, sfruttando le agevolazioni dello Stato e poi chiudono i battenti perché noi siamo numeri e fanno profitti. Io dico solo che la vita delle persone non si quantifica in dollari e in profitti. Quindi noi siamo qui con tutta la nostra rabbia. Assessore, quella della Johnson Control è l'ennesima vertenza che si apre in Val Vibrata. Questa insomma particolarmente complicata viste quelle che sono poi gli intendimenti dell'azienda. Sì, un po' complicata perché innanzitutto è un'azienda che non ha problemi di natura economica, mi sembrerebbe, almeno non così gravi, ma soprattutto per una scelta così repentina, tutto improvvisa, quindi non vogliono concedere neanche 6 mesi di solidarietà. Abbiamo fatto il tavolo regionale ma ha avuto un esito negativo. Adesso io ho già inoltrato una nota affinché si faccia una riunione con il ministro o chi per lui. Speriamo di avere risposte da parte di Vertici, con cui vogliamo avere un'interlocuzione diretta e non anche con dei delegati, perché sicuramente dobbiamo tutelare i lavoratori. La regione farà la sua parte, noi metteremo in campo ogni forma di misura. Abbiamo diversi fondi sia con l'FSE ma anche fondi regionali per le politiche attive del lavoro, ma anche se vogliono riqualificare il sito. Quindi noi dalla parte nostra faremo ogni sforzo pur di tutelare questi lavoratori, soprattutto le famiglie che stanno dietro a questi lavoratori. Ma è assurdo che questa azienda dall'oggi al domani decide di andare via.